Prende la parola il magnifico rettore, professor Paolo Martelli, che tiene il discorso inaugurale. Care studentesse e cari studenti, magnifici rettori e rappresentanti delle università, gentili autorità civili, religiose e militari, direttori di dipartimento, componenti degli organi accademici, prorettrici e prorettori, direttore generale, dirigenti, colleghe e colleghi del personale docente, ricercatore tecnico amministrativo, signore e signori. Rivolgo a tutte e a tutti voi il più sentito ringraziamento per aver accolto l'invito a partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 dell'Università di Parma. Un'occasione importante per la nostra comunità, per riflettere sul presente e per mettere a fuoco le sfide che abbiamo davanti, per delineare gli obiettivi che ci poniamo per costruire insieme l'Università di domani. Permettetemi innanzitutto di ringraziare davvero di cuore il professor Vittorino Andreoli per essere oggi qui con noi a condividere un momento così significativo per il nostro Ateneo. Ascolteremo con estremo interesse la sua prolusione che ha scelto di dedicare a un tema che mi permetto di definire cruciale per guardare a un futuro umanamente sostenibile. Prende la parola il professor Vittorino Andreoli, psichiatra e membro della New York Academy of Science, che tiene la prolusione dal titolo «Dall'io al noi e dalla lotta per l'esistenza alla cooperazione come fondamento di civiltà». Buongiorno. Magnifico rettore. Grazie per questo invito. È per me un onore tenere la prolusione dell'apertura di quest'anno accademico in questa antichissima e prestigiosa università, davanti ad un corpo accademico di grande valore nell'insegnamento e nella ricerca, e in una città gentile come Parma. Desidero, essendo un uomo che si occupa dei sentimenti, poterle dire che sono emozionato e che mi sento molto partecipe di quello che è il momento storico che l'Università di Parma vive in questo giorno. E sono molto contento nel dirvi che sono emozionato, perché se il futuro dell'intelligenza artificiale sarà che forse, spero mai, ma forse fra poco la prolusione la terrà la chat GPT, certamente non vi potrà dire le parole di sentirsi emozionata e sentimentalmente parte di questa comunità. Non vi è dubbio, e l'ho sentito ribadire, che noi stiamo vivendo un momento di malessere, essere male, che è diffuso e, per quello che riguarda la mia disciplina, questo malessere raggiunge molto spesso e con frequenza superiore al passato, agli ultimi 4 o 5 anni, per quanto riguarda i livelli patologici. Ci tengo a dire che esiste una continuità tra alcuni vissuti individuali, che poi chiamiamo normali, rispetto a sintomi
che invece fanno parte della patologia. Non c'è più. Non è facile dire qual è il limite tra normalità e follia, e io non lo so dire e ne sono molto interessato a stabilirlo. Quello che si può affermare è che c'è una progressione quantitativa, per cui continuiamo a dire che la malinconia è un grande sentimento umano e che se aumenta nel tempo e nella intensità diventa depressione, che è una grave situazione clinica. Ebbene, questo vale per molte parti dei sentimenti e dei vissuti umani, per la paura. Noi viviamo un momento di grande paura. E vedete, non lo rileviamo solo dal vedere che aumenta, e qui ecco ancora che nel campo della patologia arriviamo alla malattia da attacchi di panico, cioè il passaggio dalla paura al panico, il dio pan, che appunto fa vedere che c'è una paura non più motivata, sine materia, legata ai vissuti. Ebbene, la paura è qualche cosa che dovrebbe aiutare, è un meccanismo di difesa che dovrebbe far prevedere un rischio, un pericolo, e quindi mettere le condizioni individuali, fisiche e psichiche per affrontarlo e superarlo. Ma quando diventa paura della paura, salta ogni meccanismo. E allora ecco la patologia. Ma permettetemi di mostrare come tutto ciò che noi definiamo patologico è molto umano, proprio perché si attiva sugli stessi meccanismi di difesa che progressivamente aumentano e arrivano ad un livello, ad una gravità che si trasforma in sintomi. Insomma, dovete aspettarvela che da me vi dicessi quanto io amo la sofferenza, quelli che io chiamo i miei matti con molto affetto, ma che oggi vedo un aumento generale nella popolazione diffusa, quindi lasciando stare quelli che sono i segni premonitori, c'è una paura di vivere, una fatica di vivere, e questo fa sì che io possa essere giustificato oggi a richiamarvi due quadri, due condizioni che si pongono proprio tra un malessere generale e la patologia. E permettetemi di vedere allora che la mia disciplina oggi qui usa la patologia, usa il disturbo della mente, che non solo richiama l'individuo che ne soffre, ma riguarda ad una comunità. Riguarda cioè a qualcosa di tipicamente umano che non distingue più il paziente dallo psichiatra, perché anche gli psichiatri sono umani e avvertono sovente quello che è il malessere proprio, pur specchiandolo poi nei propri pazienti. Allora, il primo quadro che credo possa essere utile per entrare in questo tema che mi è stato concesso di svolgere, che è quello della necessità di passare da una condizione che generalmente noi riportiamo all'io, permettetemi di sottolineare questo io, un termine frequentissimo che ormai fa parte della nostra vita, che addirittura è stato calcolato che è grandemente utilizzato proprio nel linguaggio comune, l'io, e mi riferisco prima di tutto non agli altri, alle psicologie. Nel 1900 Freud ha scritto un libro, L'interpretazione dei sogni, con cui nasce la psicologia dell'io.
E che cosa definiva? Diceva che se una persona ha un disturbo, bisogna cercarlo dentro quella persona. E addirittura bisogna cercarlo nel mondo cosciente e persino nell'inconscio. Io considero Freud un grandissimo personaggio della nostra storia, però non se ne può più di io. C'è veramente una intossicazione da io. E naturalmente qui io posso portare gli aspetti patologici, ma oggi allora vi ho suggerito che sono semplicemente un riferimento di intensità, di gravità, ma che descrive un processo psicologico generale. Allora, la patologia dell'io, certo, è quella che noi troviamo nel narciso, e vi posso dire che forse oggi vorrei escludere Parma, insomma, ma io vengo da Verona, è pieno di narcisi, insomma, quindi è un regalo che faccio a questa gentile città. Il narciso è colui che non sa relazionarsi, che non è interessato agli altri, che non sa che cos'è l'amore, che è un insieme di fragilità. Ecco, l'unico io possibile è l'io fragile, cioè quell'io che avverte i propri limiti. E se uno avverte i propri limiti, ha bisogno dell'altro. E qui dall'io si passa al noi. Allora, il narciso è uno che non sa amare e quindi finisce in una delle interpretazioni del mito, quello di vedersi in un lago e di dire: ah, ma io questo lo amo, ed è la propria immagine. Noi di solito usiamo il termine narciso per il genere maschile, ma non sgridatemi se ci sono le differenze, insomma, dall'altra parte, nell'altro genere, che io vedo proprio come delle integrazioni, c'è la seduzione. La seduzione, che cos'è? È il bisogno di richiamare l'attenzione dell'altro, però non per stabilire nessun rapporto, ma per vivere di essere osservati. Il grande quadro è l'isteria. L'isteria è l'incapacità anche qui di stabilire delle relazioni, ma il bisogno assoluto di poter essere notata e valutata. Allora, ecco, queste certo che sono patologie, ma c'è la maniacalità. Anche qui, dopo non farò tanti abbuoni a Parma, insomma, ma un due li faccio, insomma. È pieno di maniacali, ma solo che ormai non c'è più la consapevolezza di esserlo. Allora, la maniacalità è quella condizione per cui l'io diventa onnipotente. Naturalmente in una gradazione, insomma. C'è chi non arriva subito all'onnipotenza divina, ma insomma ci sono onnipotenze, e ci sono delle categorie. Io metto tra prima gli psichiatri, e voglio dirvi che dopo 60 anni di psichiatria io ho sempre vissuto bene con i pazienti. Io non ho mai certo legato un paziente, permettetemi di dirlo. Ma certo con gli psichiatri ho avuto la vita dura, insomma. Ecco, quindi voglio dire, c'è tutte le cose, ci sono dei settori. Ormai l'idea del genere dominante, ma è maniacalità, è percezione di sentirsi superiore all'altro perché si è terribilmente deboli e incapaci nella propria profondità. Non so, io, tutti voi in questo momento pensate ai grandi maniacali, alla paranoia. La paranoia è un capitolo di una patologia dell'io bellissima dal punto di vista clinico.
perché è la sovrapposizione di un delirio di potenza per cui si vive la missione. E io non faccio esempi perché non parlo mai di certi argomenti, ma voi potete individuarli questi oggi, visto che avete accennato anche al campo internazionale. Però oltre a questo delirio c'è anche un delirio persecutorio, per cui io sono forte, potente, però sono attentissimo a chi mi vuole eliminare. Vedete, una volta si diceva che questi due deliri dovevano essere distinti. Non è vero, persino la fisica delle particelle con l'idea della sovrapposizione. Ecco, per cui si passa continuamente da questo bisogno di onnipotenza, ma per essere onnipotenti devo vedere i nemici. E si arriva a vedere il nemico in chiunque. Un paranoico straordinario del passato, appunto, era riuscito a vedere nemici la propria madre e a eliminare i propri familiari. Si chiamava Iosif Vissarionovich Stalin. Questi sono i tre, no? Allora, ecco, io vi ho portato alcuni esempi di patologia dell'io. Allora, vedete, non c'è mai un momento della nostra vita in cui siamo soli. Se quando viviamo non siamo accolti da una madre, o comunque riscaldati, nutriti, non possiamo vivere. La vita si lega alla percezione della propria fragilità, e questo è un principio umano. Potremmo dire che è un principio primo. Chi non sente il limite del proprio esserci, qui sono sicuro che lei, rettore, non ha invitato nessuno, ma se ce ne fosse uno posso dirle che mi aspetti fuori, che cominciamo la terapia. Non è possibile essere umani se non si ha il senso del limite. E tutto ciò che manca del limite diventa patologico, diventa una patologia dell'io. Ecco, allora, la fragilità. Non è debolezza la fragilità, non è un sintomo. Alla debolezza si contrappone la forza. Se c'è una debolezza muscolare è possibile portare ad un tono muscolare che sia di maggior funzionamento. No, è un vissuto. E allora, se io ho dei limiti, perché dal nulla sono nato e dall'essere finisco, perché tutto nella natura finisce. Anche il nostro paese, gli astrofisici ci dicono che il Sole fra 2 miliardi di anni non avrà più energia, insomma. E mi ricordo sempre la Margherita Hack, una volta tenendo una conferenza, io parlando della morte del singolo e lei della morte dell'universo, diceva che lei è interessata a quella dell'universo. Ma dico, ma che cosa te ne importa? Dico, dice, sì, è vero, perché dice, anche le persone vengono spesso dopo che ho spiegato. Dice, ma professoressa, ma non ci sarà più fra 2 miliardi o 2 milioni? Dice, 2 miliardi, meno male, insomma. Quindi, quello che voglio dire è il limite. Allora, permettetemi di dire che questo è il tempo per una psicologia del noi. E io so che qui ci sono dei professori di questo. Pensate, insegniamo a questi ragazzi, questi studenti, la psicologia del noi. Perché è solo con il noi, è solo quando io sento che l'altro è addirittura una forza, ma non perché è più forte o più potente, ma perché è fragile anche lui. Allora, anche qui ci sono gradi, siete tutti fragili.
escludo il rettore, vero? Perché altrimenti non mi invita più, sto scherzando. Allora, il primo punto, allora il primo quadro che ho voluto ricordarvi è questo. Noi stiamo vivendo una intossicazione di io. C'è sempre stato l'io potente, certo. Però è la diffusione che preoccupa. È il fatto che è una necessità quella di togliere alla dimensione dell'io un altro pronome, questa volta un pronome possessivo. Perché all'io si coniuga il mio. E allora capite subito che l'io diventa una proiezione sulle cose che acquistano il potere di dare forza all'io. Tra io e mio. Ed ecco, e qui voi lo sapete, il mio oggi non è più l'oggetto, ma il denaro che permette di acquistare tutti gli oggetti. Ed ecco perché, forse qualcuno di voi sa, io sono molto attento in questo momento alle malattie da denaro, ma ve ne parlerò un'altra volta se mi invitano ancora. È per dire che lì ormai ha proprio un legame, non più con l'altro fragile, ma con un simbolo, che è un simbolo narcisistico. E appunto abbraccia se stesso diventando più potente, avendo che cosa potente? Il denaro, perché permette di acquistare persino le bombe. C'è una vecchia frase di Rabelais: «C'est l'argent qui fait la guerre», lo dice nel Gargantua. Ecco, quindi è uno un po' più vicino da solito Platone, che naturalmente merita grande rispetto. Spero che, questo è il primo punto, che io metto all'origine di una condizione, e tenetela presente perché adesso vi accennerò al secondo e poi cercherò di dare un significato a questa cosa. Il secondo quadro che io vi richiamo dopo l'io e mio narciso eccetera è invece quello che si lega, o che è facile legare, ad una espressione di Darwin. Io sono darwiniano, credo che non sia possibile essere scienziati senza essere evoluzionisti, però sono un darwiniano e un evoluzionista che dice che dal 1859, quando uscì L'origine delle specie, e sono passati oltre 150 anni, la scienza. E quindi, se ci fosse qua Darwin, la frase «lotta per la sopravvivenza», non la legherebbe più esclusivamente agli istinti, alle pulsioni. Perché? Perché è stato dimostrato che anche la dimensione che diciamo genetica, c'è l'epigenetica, che l'ambiente la modifica, ma che soprattutto in questo momento storico noi non siamo più guidati dagli istinti o dalle pulsioni, ma siamo guidati dai desideri. Permettetemi, provate a pensare a questa affermazione. Noi siamo mossi dai desideri, non più dalle pulsioni, che certamente ne vediamo degli effetti che qui sono stati citati, la violenza, eccetera. Ma oggi i desideri cambiano. I desideri non sono geneticamente determinati, perché costituiscono un organismo, il cervello, da cui escono le nostre funzioni e quindi anche queste, ma sono modificabili, sono legati alle esperienze.
E forse la parola desiderio, magnifico rettore, è una parola che una università deve tener presente, perché dobbiamo chiederci quali sono i desideri di questi allievi, e loro devono chiedersi quali sono i desideri che abbiamo noi di un'altra età, i desideri. Allora Darwin non sapeva questo, non sapeva cioè che la sopravvivenza, o meglio il passaggio dalla sopravvivenza alla qualità della vita, è legata ai desideri, che possono essere, che possono modificarsi, che dipendono dall'ambiente, dalla storia, perché oggi i desideri degli adolescenti sono diversi dai desideri del passato, ma questo non lo dico per dire che è meglio prima o dopo, per rilevare che oggi dominano i desideri rispetto ad un tempo in cui con la sopravvivenza si era portati soprattutto dai bisogni, dalle pulsioni. Allora, questa è la prima dimensione che bisogna tenere conto. La lotta per l'esistenza non è più dunque legata agli istinti, ma è legata ai desideri, quindi sono modificabili. E sapete qual è il problema? Che se noi chiediamo, proprio in un rilievo, quali sono i desideri di, che so io, della prima adolescenza, ebbene scoprirete che molti non sanno rispondere se non attraverso quelli che chiamiamo i desideri spot, cioè i desideri indotti, i desideri magari che sono somministrati in maniera inconsapevole attraverso le arti, le modalità delle comunicazioni di massa. A questo dovete aggiungere un altro fatto, che il cervello era considerato un organo deterministico, sia pure con una certa capacità di variazione. Ebbene, oggi sappiamo che una parte del nostro cervello è plastica, vuol dire che si modifica a seconda delle esperienze. Vuol dire quindi che è possibile, attraverso l'insegnamento di questa storica università, è possibile lavorare sui desideri, perché l'apprendimento è oggi possibile grazie ad una plasticità del cervello, che vuol proprio dire che era quello che Kant chiamava le categorie. Allora, le categorie oggi le chiameremo appunto la struttura del nostro cervello. E quelle categorie sono quelle che portavano Kant a dire che noi non conosciamo il mondo com'è, ma lo conosciamo come ci appare. Tanto è vero che oggi con l'uomo aumentato basta che cambino i nostri sensi, quello uditivo o quello visivo, che percepiamo il mondo in modo diverso. E questo naturalmente contribuisce a cambiare i nostri sia pensieri che i nostri sentimenti. Allora questo è un grande capitolo. Non c'è nulla di impossibile, di determinato. I piani che io ho sentito oggi descrivere qui, certo che sono possibili, dipenderanno da alcuni fattori, ma sono possibili, proprio perché è possibile allora, sulla base di questi due nuovi elementi che derivano dalle scienze, ed è un momento per sottolineare la grandezza delle scienze, anche se ormai sappiamo che non riguarda più la verità maiuscola, ma riguarda un sapere aggiornato. Ebbene, oggi noi sappiamo che è possibile cambiare. Ecco la grande speranza. Cioè non c'è più il peso di un determinismo. Vedete, quando io devo occuparmi
di uno dei miei matti. Credo che si è capito che io do un termine affettivo a questa parola. Del resto veronesi sono tutti matti, secondo una vecchia, e ho scelto un buon posto, insomma, per farlo. Allora, quello che voglio dire, ecco, oggi è possibile cambiare. Io non so come cambino le società, e qui ci sono degli amministratori che invece si occupano di questo, però posso dire che un individuo può cambiare rapidissimamente anche quei casi che si direbbero questo è perduto, perché basta un rapporto diverso, basta un'apertura. E allora, ecco, quando io mi trovo di fronte a valutare uno di questi, chiamiamoli così, malati, ecco, io so che dipende quel comportamento, dipende certamente dalla sua biologia, dal suo corpo e dalla sua costruzione, la fabbrica humanis corporis, ma dipende anche dalle esperienze che ha fatto, dalla personalità che si sta costruendo. Ricordatevi che le personalità sono sempre in movimento. Non si può dire quello ha una personalità. La personalità è una progressione. Ma non basta, dipende anche dal luogo in cui avviene quel comportamento. È complicato, ma questa complicazione ci garantisce che è possibile cambiare. Ecco la grandezza della complessità, caro magnifico rettore. Quando si dice complessità, per me si apre il cuore. Dico, se è complesso, allora è possibile fare. E se tutto è semplice, e allora è concluso che non si apre questa possibilità. Quindi in base a questa, come dire, a questo apprendimento, allora non è più possibile dire che l'unica via per sopravvivere è la lotta. È stato ampiamente dimostrato che la cooperazione può farlo in modo altrettanto rapido. Con questo non voglio dire che non sia possibile forse parlare del periodo della società industriale senza la lotta, però non è possibile, noi stiamo ancora legati ad una educazione della lotta. Io ricevo ancora telefonate da madri preoccupate perché il suo bambino, che da 5 anni, è timido. Ma dico, ma signora, ma forse è uno che pensa, insomma, non lo so, è uno che... Ma perché non è una patologia, insomma, ma non alza mai la mano con la maestra. È la madre che gli spiega, alzala comunque. Se poi ti dice ma non so cosa dire, beh, ripeti quello che ha detto il precedente. Ma no, c'è oggi. Oggi appunto ci sono condizioni diverse che permettono veramente di tenere aperto il cambiamento del singolo. Ecco, ricordatevi che anche qui non se ne può più di insegnare la lotta. Cioè l'idea deve essere forte, no, il coraggio. Io qui ho degli amici grandissimi che lavorano nelle forze dell'ordine. Ecco, ma hanno imparato che il coraggio, perché sia utile a vivere, deve essere legato alla paura e deve essere proporzionato alla paura. Deve esserci proprio una equazione. Perché un coraggio senza paura può portare a fare cose prive di significato. Ho concluso questo aspetto dicendo quindi che non è più il dogma per cui per vivere bisogna lottare, non è vero. Se si vuole lottare, se si dice che per ottenere il potere bisogna lottare, sì, ma allora permettetemi di ritornare indietro. Vuol dire che c'è un io che ha bisogno di esercitare il potere per poter esistere e vivere male. Nelle malattie da denaro
voi direte, parlerà delle malattie dei poveri, no, anche di quelli, ma è una preoccupazione, c'è una malattia da troppo denaro. E vi devo dire che tra le malattie del denaro da poco e da tanto, preferisco occuparmi di quelli da poco, perché mi sono più simpatici, anche gli psichiatri hanno le simpatie, insomma, perché non se ne può più. Ormai Chomsky ha scritto un bellissimo libro qualche anno fa, I padroni dell'umanità, non i padroni delle cose, dell'umanità, cioè tutti avete un... E non se ne può più del potere. Io qui ho attaccato un cartellino che voi non vedete, che va, che è segnato il mio valore, che è il conto corrente, non so che cosa sia. E io suggerisco invece a quelli che hanno poco conto corrente di ricordare, magari anche nelle banche, dite, guardi, è poco denaro, ma ho 80 miliardi di neuroni. 80 miliardi. E adesso permettetemi, credo di avere ancora 10 minuti della vostra pazienza. Allora, vedete, proviamo ad immaginare. Bisogna anche avere, oggi, avere fantasia. E anzi, fai un corso, insegna le utopie, insegnate a sognare, c'è bisogno di sognare, c'è bisogno di utopie. Allora proviamo ad immaginare per un momento una società, cominciamo da piccola, una famiglia, e arriviamo alla grande società in cui l'io, che è importante nella crescita, ma anche bisogna riconoscere, bisogna correggere anche gli antichi. Conosci te stesso, bisogna aggiungere conosci te stesso per poter comunicare meglio con l'altro. Alla mia età si può anche fare questo. Correggere Socrate. Allora, quello che voglio dire, provate a pensare. Se questi io enormi potessero avere presente il limite del loro stesso esserci, perché sapete c'è una serie di finzioni, adesso c'è la longevità, che io parlo di vecchiaia, ma insomma c'è la longevità. Dopo c'è addirittura l'immortalità, non so dove e quando. Cioè è anche questo uno spostamento di paura. Ma se noi avvertissimo i nostri limiti e vedessimo che sono i limiti dell'altro e che pur tuttavia la mia fragilità unita alla fragilità degli altri mi dà forza per vivere. Ma che bello! E questo arriva persino all'amore, allora non è più io sono più forte, non ho più lei è femmina, io sono maschio. E finalmente si potrà, a parte i diritti sociali che non è possibile diversificati in alcun modo, ma dal punto di vista umano, insomma, bisogna che questa compatibilità e coordinazione proprio di storia, ecco, possa essere sostenuta. E allora non c'è più. Se io sono limitato, posso uccidere il rispetto della vita. Ma posso dire solo una parola a questo proposito? Vedete, noi pensiamo che un omicida, uno che quindi causa la morte all'altro, debba ad un certo punto vivere la dimensione di aver fatto qualche cosa di male, di orrendo. Uccidere dà una percezione titanica, cioè la percezione di poter dominare l'altro.
Voi provate a pensare, sono cominciate dappertutto ormai, cominceranno i fuochi, le zone distrutte, lei parlava di natura. Pensate, per un nessuno che può, buttando un fiammifero, vedere distruggersi ettari di terra. Ma pensate l'immagine che quel fuoco che dipende da lui, da nessuno, diventa un potente. Allora, questa è la cosa. Tutto ciò che noi chiamiamo violenza va letta prima di tutto come compenso. Ed ecco allora gli eroi del nulla. E che bello ricordare qui una frase attribuita a Brecht, diceva: beati i popoli che non hanno bisogno di eroi, legati all'io, l'io grandioso. Perché il nostro tempo vissuto deve essere fatto di tanti piccoli protagonisti, piccoli o grandi, ma comunque qualcosa che non sia l'esclusione, che non sia proprio la emarginazione. Ecco, quindi una società dove l'io diventa fragile, quindi c'è, il mio io è fragile. E in un mondo in cui mi alzo il mattino e posso dire che cerco della cooperazione, di fare qualcosa insieme. E qui mi è fatto piacere che sia uscito il termine compromesso, verso cui tutti hanno una sensazione di rifiuto. Il compromesso vuol dire che due posizioni possono mettersi insieme rinunciando a qualche cosa per poter fare assumere una linea che però è comune di farla insieme. L'educazione non deve essere un giudizio. Parlo soprattutto di quella dell'obbligo in questo momento, ma è appunto la bellezza di poter fare insieme tra chi è vecchio come me e un adolescente. Ecco, i vecchi che non contano più, perché l'io del vecchio senza un mio consistente non esiste. Ecco, allora, questa utopia senza questi due elementi cambierebbe completamente la visione del mondo. E allora, ecco, e mi sto naturalmente avviandomi alla conclusione, allora ecco perché io amo molto un termine che ho condiviso subito con il magnifico rettore, che è il termine civiltà. Lo si usa poco questo termine, domina il termine società. Ebbene, dobbiamo tener conto che la civiltà è l'insieme di principi primi che rappresentano i bisogni dell'umano. Una società è un insieme di persone che hanno uno scopo, sempre storico, che realizzano attraverso interventi e attraverso le leggi. Allora si ritorna ad una vecchia distinzione dimenticata tra principi primi che non sono legiferabili e leggi che invece guardano ad alcuni aspetti che appunto sono invece raggiungibili e vanno rispettati. La giustizia è un tema della società, non è un tema dei principi primi, perché se vengono rispettati ne esce giustizia. È bellissimo tutto questo. Allora, quali sono i principi primi? Beh, devo dire che due ve li ho in qualche modo elencati io. È il rispetto della vita, per esempio. Non si può legiferare il non rispetto della vita, che vuol dire dal nulla passare all'essere. Chi è che lo capisce questo? Qui c'è il mistero. C'è la scienza, ma c'è il mistero. E il mistero non è una domanda, è una risposta. Una risposta che significa che ci sono domande
a cui la struttura di questo cervello non ce la fa a capirlo, a dare la risposta. Vuol dire un altro principio primo, il rispetto dell'altro, perché è fragile. Allora, vuol dire persino, guardate, la percezione del sacro. Un minuto, sto finendo, ma permettetemi di citarlo. Il sacro è qualcosa che appartiene all'uomo. È in un bellissimo libro che è scritto da Rudolf Otto, un antropologo, nel 1917, un saggio sul sacro. E dice appunto che è quella capacità che l'uomo ha di percepire qualcosa che non capisce e che non traduce razionalmente. E arriva a dire che così come ci sono le categorie kantiane per la razionalità, ci sono le categorie per quello che lui chiama il numinosum, cioè l'incomprensibile, il sacro. E allora, vedete, la donna è sacra, perché dalla donna nasce la vita. Questo laboratorio straordinario che dura 9 mesi, mentre l'omuncolo ci sta qualche secondo per generare, questo la rende sacra, perché dà la vita. Se questa grande funzione venisse offerta all'uomo, ma io sarei disposto però in 2 giorni, non di più. Pensate alla capacità di aspettare della donna, alla capacità dell'attesa. Ecco una modalità, allora, per tener conto anche del sacro e quindi della sacralità della donna. Ma poi pensate a un termine che qui, l'empatia, la relazione, il sentirsi trasportati dentro, avere l'impressione di capire. Che bello quando anche nella mia disciplina c'è questo tentativo di proiettarsi nell'altro, perché capendo l'altro si ha l'impressione di capire se stessi. E in fondo chi fa il mio mestiere è uno che fa fatica a capirsi, e attraverso lo specchio dell'altro scopre in fondo nell'altro l'umanità che è dentro anche a sé. Allora, vedete, noi viviamo in questo momento una regressione di civiltà, cioè è un perdere, dare, non dare più significato ai principi primi, a quelli che io vi ho in parte ricordato. E la cosa drammatica è che i principi primi non sono legati al gene, anche se ci sono ormai neuroscienziati che vogliono un gene per tutto. Sono legati all'aspetto culturale, all'aspetto cioè acquisito. Se noi non trasmettiamo a questi studenti che frequentano qui l'università, se noi non trasmettiamo i significati della civiltà, i principi primi, si perdono, perché sono legati all'apprendimento da parte di un cervello che è il cervello plastico. E quindi si perdono. E oggi quello che noi assistiamo è a una perdita dei principi primi. Stanno scomparendo. La morte è un elemento sacro, è diventata più banale rispetto alla banalità di cui appunto è stato già parlato. Allora, dalla violenza siamo passati alla distruttività, perché è una violenza che non comporta solo il raggiungimento di uno scopo, per cui poi cessa, ma bisogna essere violenti e autodistruggersi. Quando un adolescente
usa la violenza e vuole essere ripreso dal telefonino, contemporaneamente è una confessione. E infatti le forze dell'ordine lo trovano. Ecco, allora c'è l'agonia del senso di colpa. Non esiste più il senso di colpa. Forse casomai c'è per chi non segue la dieta, perché ci aumenta un po' di peso. Ecco, c'è una regressione. E dobbiamo anche dire che se non difendiamo la scienza va in agonia anche la razionalità. E allora saremo più facile preda dello chat GPT. Ecco, ho finito perché ho voluto dirvi che io non ho paura delle crisi della società, ma temo le crisi della civiltà. Perché, vedete, se qualcuno un giorno mi dicesse che la sanità, di cui io faccio parte, non è in crisi, sarei preoccupato. La sanità non deve essere un'attività produttiva, ma deve essere continuamente investendo, perché il compito che si prefigge è sempre più vasto: benessere fisico, psichico, sociale. Come fa a non essere in crisi? Come fa a non aver bisogno di maggiore rilievo? Però questo è sempre, la crisi di una società è sempre storica, è legata alle leggi che cambiano, è legato alle organizzazioni, ma è la civiltà che, se viene perduta, cioè se non viene, se non la passiamo, in due generazioni scompaiono i cosiddetti principi primi. E allora veramente, per usare un'espressione di Giovanni Battista Vico, e allora la regressione, facciamo all'inverso quello che lui ha definito come progressione dalla barbarie alla civiltà, passando attraverso, voi sapete, l'età degli eroi. Ebbene, a poco passeremo dalla civiltà, sia pure complessa, passeremo dalla civiltà alla società degli eroi, e già abbiamo gli eroi del nulla, gli eroi che si buttano via, gli eroi che saltano le rotaie del treno, e dopo gli eroi c'è la barbarie. Io però ho voluto dirvi che non voglio chiudere la mente. Ricordatevi che quest'uomo può cambiare, ma a cambiare non è solo una questione di psicologia o di psicopatologia, ma è una questione di difesa, di far conoscere quelli che sono i principi di una civiltà che, a differenza di quello che è la dinamica sociale, è fatta proprio di un lungo corso attraverso cui abbiamo raggiunto questa civiltà. E tanto, e io non posso citarvi le grandi civiltà della Mesopotamia, ma la nostra grande civiltà, quella che nasce nella Grecia antica a partire dal VII secolo, che poi su questa Grecia si inserisce la Roma, e poi il Medioevo, e poi la scienza. Tutto questo si può perdere rapidamente. Ecco un altro dei compiti, a mio modo di vedere, caro magnifico rettore, che l'Università di Parma, così all'avanguardia, forse dovrà porsi. Grazie.
Il magnifico rettore proclama l'apertura dell'anno accademico. Dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2023-2024 dell'Università degli Studi di Parma. Buon anno accademico a tutte e a tutti. E soprattutto grazie. Grazie per essere stati qua questa mattina e aver avuto la pazienza di dedicarci tutto questo tempo. Grazie e buon anno accademico a tutti ancora. Grazie.